Benvenuti nel 39esimo episodio della carriera allenatore con il Cambridge United su FC24, la carriera fatta solo per voi, dedicata solo a voi che siete i veri fedelissimi di questo canale. Prima di iniziare, come sempre, il mi piace per supportare la serie e ovviamente per avere subito domani alle ore 19 il prossimo episodio. Non perdiamo tempo e iniziamo subito perché oggi abbiamo tante cose da fare. Questo video sarà praticamente spaccato in due: la prima parte dedicata al calciomercato, la seconda parte invece dedicata al calcio giocato. Abbiamo un budget di 22 milioni e dobbiamo comprare un bel po' di giocatori. Partiamo dal centrocampista centrale. Mi serve un giocatore più forte da far giocare al posto di Gray quando Gray non ce la fa. Infatti, come potete vedere, Gray non riesce mai a recuperare al 100% la forma fisica. Ha bisogno magari di un piano di allenamento diverso, ma preferisco non fargli perdere lucidità per fargli recuperare la forma fisica. Visto che ci mancano poi anche delle riserve all'altezza in mezzo al campo, voglio prendere un centrocampista centrale. Giocatore che sicuramente conoscete molto bene, giocatore che chiameremo il Dragone, perché così si chiama, il Dragone. Eccolo qui, Hassan il Dragone. È un giocatore straordinario, un centrocampista centrale con delle caratteristiche incredibili, un potenziale pazzesco e addirittura può fare il trequartista. E questa cosa è fondamentale perché chi segue la carriera lo sa, quando noi perdiamo, cosa facciamo? Togliamo Gray, mettiamo Campos che sale e fa il trequartista, ma poi Campos lo togliamo da davanti. Quindi se abbiamo il Dragone, noi possiamo togliere Gray quando stiamo perdendo, mettere il Dragone e mettere lui davanti, così non siamo costretti ad arretrare Campos. Vi trovate? È un giocatore perfetto. L'unica cosa è che purtroppo lo Schalke non è disposto a trattare con noi e quindi siamo costretti a pagare la clausola rescissoria di 9 milioni. Questo è un giocatore che, se non erro, vale circa 2-3 milioni alla prima stagione. Adesso ci troviamo all'inizio della terza, quindi il valore di mercato secondo me non è poi così tanto lontano dalla clausola rescissoria. Sì, lo paghiamo forse un pochino in più, ma non tantissimo in più. Per questo motivo non tratto ovviamente con lo Schalke e pago direttamente la clausola rescissoria del Dragone. Questo è il primo colpo ufficiale di questo video. Ruolo sporadico addirittura, è perfetto. Lo stavo per dire, 9.000 di stipendio più bonus, stavo per dire questa cosa qua, ovvero speriamo che accetti il ruolo turnover, altrimenti potrebbero crearsi dei problemi all'interno dello spogliatoio. E lui addirittura mi chiede il ruolo sporadico, ancora sotto del turnover. Questo è un giocatore straordinario, non so perché mi abbia chiesto il ruolo sporadico. Spero di non aver sbagliato giocatore. È arrivato, vediamolo, eccolo qui. È un 70 ed è perfetto, raga, è perfetto. Lo mettiamo subito in panchina e la prossima partita, che contro il Newcastle, la giocherà lui, perché Gray non ce la fa e quindi avremo subito modo di provarlo. Giocatore veramente molto molto interessante. Come ho detto prima, può fare anche il terzino, può fare anche il trequartista. Perché stavo dicendo terzino? Perché un altro colpo che voglio fare è quello del terzino. Non abbiamo nessun terzino sinistro barra terzino destro interessante in panchina. Sì, c'è Salah che comunque è un 50 tipo, c'è Peter Parker che è un 50 e qualcosa, ma qui siamo in Premier League, il livello ovviamente si deve alzare. L'ideale sarebbe questo, Sabbe, giocatore veramente straordinario, però anche in questo caso il Bruges non vuole trattare. La clausola mi sembra un po' troppo elevata, spendere così tanti soldi per un panchinaro che comunque non gioca mai, perché il Dragone subentra perché ci serve. Sabbe non entra mai perché abbiamo già Bennett che non si stanca mai, il capitano, e Asimue che è raccomandato e quindi deve giocare per forza. Di conseguenza scartiamo Sabbe e andiamo su Candela. Si dice Candela o Candela? Non lo so, Antonio Candela, giocatore del Venezia, 25 anni, dovrebbe costare circa 2-3 milioni. Provo a prenderlo, magari mettendo il portiere come contropartita, però se poi non funziona il baghettino non riusciamo più a prenderlo perché siamo già nelle ultime ore di mercato. È un giocatore che costa 3 milioni nella prima stagione, non ha un grandissimo potenziale, quindi secondo me con 4 zeppole ce lo portiamo a casa. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che vogliono 4 milioni e mezzo. Va bene così, perfetto, siamo riusciti anche senza baghettino a capire più o meno il valore esatto di Antonio Candela. In questo caso
caso sì che va bene, perché comunque spendiamo una cifra molto bassa per un panchinaro. Ci sta, addirittura mi chiede ruolo importante. Questa cosa, ragazzi, non la capisco, perché non è più forte di Asimue e di Bennett. No, assolutamente no. Asimue e Bennett sono cresciuti tantissimo come dei dinosauri, quindi è impossibile che sia 80 questo qua. Fatto sta che, vabbè, mi ha chiesto ruolo importante, vediamo un po' se riusciamo a farlo giocare. È un 73, che non è male, che non è male, era quello che ci serviva, solo che Bennett è un 77 e Asimue è un 79, quindi perché mi ha chiesto ruolo importante? Non si sa. Fatto sta, è il primo subentrante, perché a sinistra c'era Momo Salah, 55, adesso invece c'è lui, e anche a destra prima non c'era nessuno, c'era Sandy Ford che era un 58, quindi adesso Candela sarà praticamente la riserva del terzino sinistro e del terzino destro, quindi comunque in teoria dovrebbe trovare spazio. E anche questa posizione l'abbiamo piazzata, ecco, anche questo giocatore l'abbiamo preso. Adesso voglio fare l'ultimo colpo, perché in realtà ci servirebbe anche un difensore centrale. Però volendo c'è Asimue che può fare il difensore centrale, quindi volendo per far giocare Candela, che ha un ruolo importante, possiamo appunto mettere Asimue al centro e mettere Candela a sinistra per far rifiatare uno dei due centrali. Io non volevo prendere un difensore centrale, sono sincero, volevo prendere un attaccante, perché lì davanti non abbiamo nessuno in panchina di forte. Sì, c'è King, il re, fortissimo, quello che volete voi, Marcelo Lopez, straordinario, che tra l'altro è il vice anche di Forbes, però ho bisogno di qualcuno all'altezza. Siamo in Premier League, non siamo più in Championship, sfideremo il City, lo United, e non possiamo, ragazzi, non possiamo andare con Marcelo Lopez e con il re, anche perché metti caso che si fa male campo, si fa male Ambrosino, bisogna giocare titolare per 2-3 mesi con un 57 e non lo possiamo fare. Il sogno, signori, forse l'avete già intravisto, è Giuliano Simeone del Tottenham, argentino di 22 anni, non sappiamo niente su di lui. Per prenderlo, per forza di cose, devo mettere il portiere come contropartita, perché non ho idea di quanto possa costare. Tre cosa? 39 milioni! Termina trattativa. Madonna mia, non pensavo costasse così tanto. Però è un giocatore che prima o poi voglio provare, perché non è male, anche molto veloce, guardate lì, 83-91. È un giocatore, guardate che statistiche incredibili. Veramente forte questo Giuliano Simeone. Un altro molto molto buono è Valerio Crespi della Lazio. Giocatore che stavo facendo seguire già da tanto tempo. Anche lui è cresciuto, però non credo che sia cresciuto così tanto. Ci sono qua tantissimi altri attaccanti, però quello che mi convince di più è sicuramente Valerio Crespi. Quindi trattiamo subito con la Lazio. Tra l'altro può fare anche il trequartista, quindi mica male. Mettiamo Anderson come contropartita, vediamo il prezzo che ci fanno. Attenzione, vogliono il dragone. Il dragone ovviamente noi non lo possiamo dare, però ci fanno capire che vogliono più o meno 4 milioni per Crespi, e quindi va benissimo. Togliamo la contropartita e offro la bellezza di 3 milioni e 8. Cerchiamo di risparmiare il più possibile, perché non voglio sta a zero. La clausola gliela posso anche lasciare, vediamo un po' se accettano. Hanno accettato. Valerio Crespi è un nuovo giocatore del Cambridge United. Pischello veramente molto interessante, ruolo sporadico perfetto, è anche molto veloce, molto rapido, quindi è un giocatore che in game potrebbe davvero fare la differenza, e tra l'altro ha un potenziale straordinario, cosa che il re e Marcelo Lopez non hanno. Io offro 20.000 per andare sul sicuro, e meno male che sono andato sul sicuro, perché vuole pure il bonus d'ingaggio. Mamma mia, glielo concediamo. Bene, però con questo acquisto abbiamo finito il calciomercato. Facciamo un super recap e poi voglio un vostro commento, un vostro parere qui sotto nei commenti, perché secondo me ci siamo mossi alla grandissima, veramente alla grandissima. Crespi è un 72, era proprio quello che ci serviva. La squadra titolare sarebbe questa. Ok, la metto un attimo in campo, così facciamo un attimo il recap. La squadra titolare è questa qui, e poi in panchina finalmente abbiamo dei giocatori interessanti: il dragone, Candela, Crespi 72 e i soliti Kaikai e Lopez, che sappiamo che sono giocatori validi e affidabili. Secondo me ci siamo mossi alla grande. Adesso abbiamo una squadra completa, sia a livello titolari sia a livello delle riserve, e siamo anche riusciti, cosa molto importante, a rinnovare tutti quanti i giocatori, adeguando quindi lo stipendio alla crescita che tutti i nostri talenti hanno avuto nel corso delle passate due stagioni. Bene, aspetto un voto qui sotto nei commenti da parte vostra, fatemi sapere se questo mercato vi è piaciuto oppure se vi ha fatto vomitare. Prima di giocare la partita con il Newcastle devo fare altre due cose rapidissime. La prima è mettere tutti quanti i piani di crescita aggiornati, che sono fondamentali, signori. Io poi li cambio di mese in mese, Poi questa cosa qui non la vedete, però è una cosa che va fatta e vi consiglio di farla anche nelle vostre carriere. Ho fatto tutto. L'ultima cosa velocissima sono i preparatori atletici. Vediamo che se abbiamo sbloccato magari qualche altro posto disponibile. No,
zero purtroppo posti a disposizione. Peccato, peccato ragazzi, peccato, perché qualcosina in più si poteva fare, però niente, ci accontentiamo di questi preparatori atletici. Bene, a questo punto siamo quindi ufficialmente pronti per giocare anche la prima partita di questo video contro il Newcastle. Questa è la classifica, siamo al sesto posto con una vittoria e un pareggio. Peccato per quel pareggio, perché abbiamo subito il gol al 95esimo. Questa qui quindi è la squadra, anzi la squadra l'avete già vista. Questo qui è il Newcastle con Miretti, Abraham lì davanti, Kier in difesa, Gordon a destra. È una bella squadretta, che si trovano però al 19esimo posto della classifica. E allora signori, abbiamo l'obbligo di batterli. Andiamo dentro e sono curioso di provare anche il dragone per vedere un po' come se la cava. Andiamo. Tutto pronto ragazzi, ci siamo. Squadra in campo Newcastle, Cambridge United. Voglio fare una grandissima partita, eh. Anche Ziyech nel Newcastle, non l'avevo visto. Asimue, tocco interessante per Pafundi, che accende l'occhio perché c'è Ambrosino che si fa vedere. La palla è proprio per lui. Bravissimo anche Ambrosino. Poi se la mette sul destro potrebbe calciare, invece no, lo scarico è buono per Campos, che calcia con il sinistro. Tiro ribattuto, sarà calcio ad angolo per noi. Siamo partiti molto 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 bene, con lo spirito giusto. Colpo di testa, colpisce. Ci ha provato Forbes. E poi si dispera, perché il tiro, lo stacco effettivamente non era male. Rossi diventa buona per Bennett. Continuiamo a spingere con la sovrapposizione interessante di Campos, che questa volta si trova sull'esterno. Campos dribbling, scarico per Bennett, di prima dentro per il dragone, che viene fermato. Mamma mia, gli danno il benvenuto questi qui del Newcastle al dragone. Benvenuto in Premier League, dragone. Poi del Newcastle adesso con Miretti, tocco per Wan-Bissaka. Attenzione qui, Miretti potrebbe calciare, invece no, tocco per Ziyech. Attenzione, la palla resta lì due volte, resta lì tre volte. Poi Alvarez in qualche modo la tiene lì. Il dragone in mezzo a due. Mamma mia, che bella giocata. Poi sforza, accelera, allarga dall'altro lato. La grandissima per Pafundi, che può andare fino in fondo. C'è Asimue a fare proprio per lui. Asimue, occhio al secondo palo, perché c'è Forbes. La palla è per lui. Forbes calcia al volo. No, Forbes. Era molto difficile, per carità, perché comunque era un tiro al volo. Però uno come te deve fare di più. Tocca però di nuovo al Newcastle adesso con Ziyech, che può metterla dentro. Bravissima Asimue. Bravo Asimue. Poi Ambrosino si gira, si è visto poco. C'è Campos, la palla è per lui. Occhio perché c'è Forbes dall'altro lato. Sembra l'azione praticamente uguale a prima, con Forbes che questa volta deve fare bene. Cross è buono. Forbes di testa si butta. Si butta come Van Persie. 1-0 Cambridge. Gol di Forbes. Bravo. È questo quello che devi fare, perché è giusto. Forbes costa circa 25 milioni. Angelo ne costava 80. Quindi già se fa questo mi va benissimo. Prima partita in Premier League, primo gol. Ziyech, Miretti. Oh, attenzione qui, perché c'è Matipo che resiste. Spazziamo questa palla. Impariamola anche a spazzare. Bravo Forbes di testa per Bennett. Quanto mi sta piacendo Forbes, perché sono messi malissimo. Campo, tocco per il dragone, che arraca dall'altro lato. È buona per Ambrosino. La palla è buona. Ambrosino uno contro uno. Ambrosino, tocco sotto Ambrosino. La palla scende dentro. La palla scende e va dentro. Mamma mia, Ambrosino all'86esimo. Non si era visto oggi, in questa partita. Non si era proprio visto. Avrò toccato sì e no due tre palloni. Però l'ultimo che tocca è quello buono. Un tocco sotto micidiale. Assist del dragone, se non erro. L'azione la inizia Forbes. Signori, secondo me abbiamo fatto veramente una squadra straordinaria. È presto per dirlo, ovviamente, perché sapete benissimo che dopo 4, 5, 6 partite azzeccate, poi arriva il crollo con il classico mio titolo. Attenzione qui, bravo Alvarez, bravo, mancavi solo tu all'appello oggi. Attenzione, no, c'è Provedel, oddio, mi sposto per farlo segnare, ti prego, segnami Provedel, ti prego, segnami. Attenzione qui, pallone dentro, ma Dibo, perché l'hai presa che andava fuori? Palo sul palo, che cavolo sta accadendo? Finisce qui, 2-0. Stavo dicendo una cosa molto importante, stiamo attenti con le parole, perché è presto per giudicare, è presto per valutare questa squadra, perché poi dopo 4, 5, 6 vittorie arriva il crollo e c'è il classico mio titolo con crollo della squadra, rischio esonero. Quindi stiamo, diciamo, cioè cerchiamo di mantenere i piedi per terra, ecco. Ultime 7 ore, attenzione qui perché arriva un'offerta per Middleton. Sono giocatori che possiamo assolutamente piazzare, 150.000 euro, ma sì, magari ci facciamo, che ne so, ci prendiamo un preparatore, ma neanche. Sono comunque giocatori che non ci servono, che abbiamo preso per allungare un po' la panchina, e quindi ci sta. Scamacca nel frattempo al West Ham. Ok, va benissimo. Questo giocatore ci saluta. Va al Mirren. Vai, buona fortuna George.
potrà dire a tutti quanti di essere cresciuto nel vivaio del Cambridge. Offerta per Madibo, 2,4 milioni. Madibo è un giocatore che non venderemo mai, perché poi quando verrà sostituito sarà un ottimo panchinaro, perché può giocare a centrocampo, può fare il CDC, CC e può fare anche il difensore centrale ovviamente, quindi lo blocchiamo. Giocatore veramente molto molto duttile. Vi ho fatto vedere poi il giocatore che voglio acquistare magari l'anno prossimo, ecco, sapete già chi prenderemo nella prossima stagione, ci vorrà ancora un bel po' di tempo, ma sto seguendo questo difensore centrale qui molto molto interessante, Renato Moreira. Bisogna giocare molto con le rigenerazioni, perché signora, alla fine gira e rigira, i giocatori che crescono e che hanno un grandissimo potenziale sono sempre gli stessi, quindi per variare un po' bisogna comunque ogni tanto ambire ad un giocatore diciamo che non esiste, ma che è una rigenerazione, in questo caso rigenerazione di Thiago Silva, anche se effettivamente siamo stati molto bravi in questa carriera, perché a parte Pafundi poi non ho provato nessuno. Bennett non l'ho provato, Forbes non l'ho provato, Ambrosino non l'ho provato, il Dragone, Gray, sono tutti giocatori che non ho mai provato. Tra l'altro mi sono ricordato anche di mettere il piano di crescita, anzi scusatemi, il programma di allenamento. La prossima partita, le previsioni verranno aggiornate dopo questa partita. In che senso? Ah no, perché effettivamente bisogna ancora giocare quella con il Newcastle secondo il gioco, ok, perché il giorno non è finito. Lobotka vicino al Chelsea nel frattempo, mancano 4 ore alla fine, 3 ore alla fine. Io ho messo sul mercato Forster che mi ha chiesto la cessione, però purtroppo non arrivano nessuna offerte per lui ed è veramente strana questa cosa. Berardi dall'Arsenal al Borussia Dortmund, come c'è finita all'Arsenal non lo sa neanche lui. Ultime ore di mercato, comunque si chiude ufficialmente secondo me un calciomercato per noi straordinario. La prossima partita è tra 5 giorni, teniamo sempre come punto di riferimento il nostro bomber, possiamo mettere equilibrato anche se molto rischioso, per andare sul sicuro è meglio fare specifico sull'energia. Non ci resta a questo punto che avanzare, vediamo un po' resoconto mensile per quanto riguarda la squadra armavera. Ah, una cosa che voglio fare con gli ultimi soldi che ho a disposizione, abbiamo 3 milioni, ce la facciamo a prendere magari un osservatore più forte? Quanto costa? Magari una via, magari questo che costa 1,3 milioni, ma sì dai, perché ogni tanto magari ci, non lo so, ci viene fuori qualcuno di interessante. Lo mandiamo in Inghilterra, se non ho già mandato quell'altro, no, allora lo mandiamo in Italia, dai, facciamo una colonia anche italiana, 3 mesi e vediamo un po' che cosa mi circa, qualsiasi tipo di giocatore, dai, 1 milione che voglio buttare, anche perché ormai abbiamo fatto tutto, quindi va bene così, lo possiamo buttare. Aggiornamento mensile per quanto riguarda l'osservatore, è arrivato quell'altro, va bene, adesso controlliamo un attimo subito, offerta per anche il Qatar non ci interessa, mi ha portato un solo giocatore che non è male, cioè ha un potenziale abbastanza carino, però vabbè, noi comunque li prendiamo tutti, questo me ne porta uno alla volta, quindi quell'altro me ne porterà di più. Prossima partita contro il Fulham, però ragazzi, sapete che vi dico, io il video lo termino qui, perché ho parlato un botto, abbiamo fatto un botto di cose, il calciomercato secondo me è durato tantissimo e non voglio fare video troppo lunghi, lo so che voi siete fedelissimi e quindi vi guardate anche video di 40 minuti, ma devo dare a tutti la possibilità di stare al passo con la carriera, perché è una carriera che esce tutti i giorni, ogni giorno, ogni sera, di conseguenza non posso fare video di 22, 23, 24 minuti, la mia idea è stare intorno ai 16-18, questo è il range, quindi preferisco fermarmi qui. Ci vediamo a questo punto, anzi mettiamo subito il Dragone in panchina, mettiamo Gray, eccolo qui, la panchina però è buona, non vedo anche l'ora di provare Crispy, mamma mia, anche lui 84 di velocità, anche lui tanta roba. Ah, e poi l'ultima cosa che volevo vedere, che forse è meglio non vederla, perché il Dragone l'abbiamo pagato 9 milioni, ma quanto costa effettivamente, perché non ho visto, mi sono dimenticato di vedere, costa 3,8 milioni. L'abbiamo pagato tanto, l'abbiamo pagato veramente tanto, però era un giocatore che comunque volevo a tutti i costi e quindi l'ho preso. Bene, e allora ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo direttamente domani, ore 19, non vi preoccupate che domani ingraniamo con le partite, ne faremo 4, Fulham, Wolverhampton, Luton e poi, mamma mia, c'è il Liverpool in Carabao Cup domani, porca di quella vacca, super big match, il primo vero big match della carriera, Cambridge United Liverpool, non sarà in Premier ma sarà in Coppa. Io vi saluto e vi ringrazio, che bella questa classifica, siamo terzi. Io vi saluto e vi ringrazio, qui dal Cambridge è tutto, ci vediamo domani e mi raccomando il commento, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate del calciomercato che abbiamo fatto. Qui dal Cambridge è tutto, ci vediamo domani, bella.